Bene, in questo video parleremo di come climatizzare l'ambiente cambiando il generatore di calore. Se noi abbiamo una caldaia a gas metano, a gasolio, e molti dicono come faccio a mettere la pompa di calore oppure devo rimettere la caldaia. Vediamo quali sono le problematiche. Se noi abbiamo un impianto di riscaldamento tradizionale a termosifoni o radiatori, dobbiamo pensare che l'acqua calda che gira là dentro è mediamente a 70-80 gradi. Quindi qualcuno dice: come faccio a mettere una pompa di calore? Bene, le pompe di calore aria-acqua prendono il calore dall'aria e riscaldano l'acqua che gira nel circuito, ma normalmente la portano fino a 55-60 gradi. Oggi ci sono alcune un po' più particolari con un nuovo gas, si chiama R32, ma al massimo arrivano a 62-65 gradi, ma non arrivano a 70-75-80 gradi, che è la temperatura di funzionamento dei radiatori. Quindi uno dice: come faccio io a mettere una pompa di calore al posto di una caldaia? E quindi come faccio io a fare il raffrescamento? Qui ci sono due possibilità. La prima possibilità, ovviamente, è cambiare la caldaia a gas metano e mettere una caldaia a condensazione per conto proprio. Su quello uno può prendere il 65%, oppure se fa il super bonus rientra nel 110%. E per il raffrescamento devo cambiare il sistema, oppure l'alternativa è: vado a mettere un impianto per il solo raffrescamento estivo, ma su quello non ci posso fare più il 110% o l'eco bonus. Ci posso fare il bonus casa, che mi riconosce il 50% dell'incentivo, sempre in 10 anni. Oppure in alternativa, e allora mi rientra sia nell'eco bonus sia nel super bonus, vado a mettere quella che è chiamata caldaia ibrida. Cioè è una caldaia a condensazione di potenza in genere fino a 24 kW di potenza, che fa tanto per una casa, 200 metri ce le fa tranquillamente, e manda avanti i termosifoni che abbiamo facendo girare acqua calda a 70-80 gradi quanto serve. E la parte ibrida si chiama ibrida perché c'è anche una pompa di calore, in genere da 6-8 kW. Qualche modello da 10, in questa maniera mi rientra tutto nel 65% perché è ad integrazione dell'impianto di riscaldamento esistente. Oppure se vado a fare il super bonus, addirittura mi entra nel super bonus 110%. C'è un pochettino più di lavoro, però vado a sistemare sia i radiatori esistenti sia il raffrescamento estivo con nuovo split. Addirittura, essendo una pompa di calore anche in caldo, mi può anche integrare d'inverno il caldo che mi fanno i radiatori. Quanto può convenire o quanto non può convenire? Problemi di manutenzione? No, problemi di manutenzione non ci sono. Ormai ci sono ottimi prodotti, delle migliori case. Più o meno tutte le case che fanno sia caldaie sia pompe di calore hanno anche il prodotto ibrido ed è un buon compromesso. Il futuro quale sarà? Il futuro probabilmente sarà che chi fa il cappotto probabilmente non c'è più bisogno di mettere i radiatori, non ci saranno più. Ma nella ristrutturazione di una casa esistente con radiatori, cambiarli, fare opere di demolizioni murarie, di ripristino, può rappresentare un problema. Quindi questa può essere un'ottima soluzione. Bene, se sei interessato a essere aggiornato sull'efficienza energetica efficace, ricordati di iscriverti al canale e sarai sempre aggiornato.